Sindaco, qual è la situazione qui a Cernobbio? Allora, la situazione era monitorata da stamattina, perché abbiamo visto che i nostri valletti aumentavano sempre di più. Poi verso le 10 ci hanno chiamato e evidentemente non c'erano più le strade, nel senso che tutto il materiale che è all'interno dei valetti è tracimato ed è uscito principalmente su tutte le strade, andando a creare dei fiumi. E quindi questo, come vedete anche alle mie spalle, porta sicuramente dei disagi. Siamo intervenuti, siamo con le imprese già sul posto, però come vedete cerchiamo di risolvere al limite del possibile quello che possiamo fare, poi sperando nel tempo. Tante le segnalazioni, il centro storico completamente allagato. Allora, nella strettoia l'acqua arrivava alle mie ginocchia, quindi questo credo che vedremo un po' cosa possiamo fare. Paura anche per il Breggia, lo vediamo. Sì, paura, infatti abbiamo chiuso i ponti di collegamento sia con Como che col comune di Masianico per evitare di portarci il traffico, pur sapendo che si creano questi disagi. E dico davvero ai cittadini che ci ascoltano, perché questi disagi purtroppo ci sono e non sono dovuti, non è colpa di nessuno, è dovuta a questi eventi meteorologici che sono imprevedibili. La situazione resta monitorata? La situazione resta certamente monitorata, infatti è già arrivata la colonna mobile regionale di protezione civile, è già sul posto e ci stiamo sentendo tra tecnici e amministratori per cercare di coordinare al meglio questa situazione che direi è fortemente critica, senz'altro sindaco. Senta, risultano famiglie, persone sfollate per il momento? In questo momento abbiamo solo dovuto evacuare una casa con due persone e all'interno di un valletto sono crollate due macchine, che però non ci sono problemi sulle persone. Stiamo un po' monitorando perché evidentemente la situazione è preoccupante.